Perché proprio lui è stato controllato? Cioè come è scattato il controllo? Il controllo viene... Ma se era vera questa cosa che hanno riportato i giornali, che lui stava dando fastidio a la dinamica. La dinamica è semplice. I militari e la polizia di Stato della Polfer avevano già controllato delle altre persone e dentro la stazione questo servizio si ripete sistematicamente, la mattina, pomeriggio, la sera e la notte, sempre sistematicamente, perché il progetto Strade Sicure, che è un progetto meraviglioso e ringraziamo l'esercito, ricordo ancora oggi che il capo della polizia ha voluto personalmente, telefonicamente ringraziare i militari, è un progetto formidabile che produce tanta sicurezza. Il soggetto era lì, probabilmente gli operatori hanno visto una situazione di stranezza e hanno chiesto i documenti, da lì è successo. Quando è stato controllato ieri in stazione centrale, era vero che aveva una mano in tasca nella felpa e appariva agitato? In che situazione era? No, voglio dire, lui quando è stato controllato ha avuto una reazione di scatto molto violenta, d'altronde l'esito purtroppo è quello che sapete, e ha aggredito il nostro poliziotto e i nostri militari, che sono stati bravissimi tecnicamente in 8 secondi insomma, a bloccarlo e a renderlo inoperoso, perché con quelle 2 lame ovviamente aveva già fatto un bel po' di danno. L'ipotesi radicalizzazione? È al vaglio con tutto quello che abbiamo raccolto nei nostri atti ed è al vaglio, adesso dobbiamo aspettare qualche giorno, dobbiamo fare delle attività anche di natura informatica approfondite e poi tra qualche giorno saremo più precisi su questo argomento. State valutando anche quali erano i suoi contatti e la rete per capire se si stava radicalizzando? Assolutamente sì, è chiaro che questa è un'attività di routine che la Polizia di Stato e le forze dell'ordine fanno sempre nel momento in cui si arrestano alcune persone, voglio dire, sono delle attività che vengono fatte di routine. Queste. Ritenete attendibile il fatto che lui abbia detto che fino al 2015 era stato in Tunisia? Va verificato, anche questo va verificato attentamente. Lui dice di essere andato via quando aveva 2-3 anni ed essere rientrato in Italia nel 2015, ma questo lo dobbiamo verificare con una serie di incroci di atti, anche con la collaborazione ovviamente della polizia tunisina. Lui ha dei precedenti per stupefacenti, era stato già fermato dalla Polfer a novembre con un altro soggetto, arrestato e andato in direttissima, questi precedenti prevalentemente per stupefacenti. Per quanto riguarda il blitz dei giorni scorsi, blitz l'hanno definito i giornali, il sindaco Sala ha detto che questo non è il modello Milano, anche alla luce di quello che è successo oggi, lei cosa dice? Guardi, il sindaco Sala è un amministratore, un politico, e fa le sue valutazioni che io rispetto totalmente. Noi, ripeto, ognuno può valutare queste cose come vuole. Noi abbiamo fatto un controllo quel giorno dove è stato fatto già altre volte. C'erano da controllare 400-500 persone, non si possono controllare con 4 macchine, voglio dire, è evidente a tutti. È stato utilizzato l'elicottero per evitare che altre persone, come la settimana prima avevamo avuto un altro spiacevole episodio. Tecnicamente il controllo è stato assolutamente tranquillo, non è stato utilizzato né un casco, non è successo assolutamente niente, proprio perché tecnicamente è stato organizzato bene. Le persone che sono state portate in questura sono state tutte controllate, ci hanno chiesto un avvocato di entrare in questura e li abbiamo fatti entrare, poi ognuno li definisce le cose come vuole. Io sono un tecnico. La stazione centrale è un luogo sicuro, questo si chiedono in molti. No. La stazione centrale è un luogo che noi abbiamo attenzionato, e perché proprio anche attraverso i media, specialmente, voglio dire, tanti di voi hanno documentato un degrado, e noi abbiamo documentato la commissione di reati che ora, in questo ultimo mese, come ha detto il dirigente della Polfer, abbiamo abbassato la commissione di reati. Le forze dell'ordine fanno questo, quindi noi con la presenza e quel controllo del territorio, sottolineo controllo del territorio, ha consentito di mettere in più
del personale, come voi, qualcuno di voi ha certificato, dalla mattina alla sera abbiamo messo degli altri poliziotti, i controlli continuano, è un po' quando uno ha la febbre, prima fa scendere la febbre e poi si cura. Tutto questo in serenità e in tranquillità, anzi io colgo l'occasione di scusarmi se non ho voluto dire nulla, però credo che un questore che si occupa di tecnicismo deve lavorare, fare, ecco, come in questa occasione, rendere dotto giustamente attraverso i mass media le cose che succedono, però non è stato assolutamente nei vostri confronti nessuna volontà di non rispondere e chiaramente da me non ci sarà mai e poi mai nessuna polemica con nessuno. Io purtroppo per età e esperienza so che chi fa il politico esercita il suo diritto eletto dalla gente, quindi fa dichiarazioni. Io sono un poliziotto, un questore di Milano, devo fare il mio lavoro d'intesa con il prefetto Lamorgese, che peraltro ieri, ricordo, proprio sull'accoglienza è stato firmato un protocollo che sarà addirittura modello europeo e, se mi permettete, voglio aggiungere che la Polizia di Stato come accoglienza produce ogni giorno, riceve 1.000 stranieri, 1.000, per le loro questioni amministrative, impegniamo 550 poliziotti per loro in modo assolutamente convinto e ribadisco che l'accoglienza, se fatta bene, è un elemento in più per la sicurezza. Quindi tanta tranquillità e serenità, assolutamente.